Nixon, Miranda di Sex and the City in campo per governare New York e l'attrice starebbe seriamente valutando l'ipotesi di candidarsi per sfidare il governatore in carica Andrew Cuomo. Le probabilità di vedere impegnata in politica Cynthia Nixon, la battagliera Miranda Hobbs di Sex and the City, aumentano sempre più. Se nell'estate 2017 era stata lanciata l'indiscrezione secondo cui l'attrice stesse valutando l'ipotesi di candidarsi come governatore dello stato di New York, ora le voci iniziano ad avere un certo fondamento. La Nixon, in vista della sfida al governatore in carica Andrew Cuomo per le primarie democratiche del prossimo settembre, avrebbe avviato contatti con strateghi democratici, fa sapere la CNN. Leggi, Sex and the City 3, Sarah Jessica Parker riaccende le speranze dei fan. Per mesi l'attrice ha criticato pubblicamente il potenziale rivale, ma le recenti conversazioni con Bill Kayers e Rebecca Kites, i due strateghi liberali allineati con il sindaco Bill de Blasio, hanno corroborato la percezione che stavolta la Miranda Hobbs del piccolo schermo stia facendo sul serio. Molti newyorkesi incoraggiano Cynthia a candidarsi e lei sta continuando a esplorare la sostenibilità della decisione, ha detto la portavoce Rebecca Capellan. Se e quando scioglierà la riserva ve lo farà sapere, se eletta. Nelle elezioni di novembre, Cynthia sarebbe la prima donna e la prima persona a diventare governatore di New York. Nel 2012 l'attrice ha infatti sposato la compagna Christine Marinoni. Leggi, Sex and the City, Samantha contro Kerry, niente condoglianze, non sei mia amica.